benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi apriamo un oggetto. Questo con allora, i mini brands. Allora, praticamente sono delle palline che hanno copiato LOL Surprise, dove però dentro ci sono gli oggetti in miniatura, dei giocattolini in miniatura super mega carini, in miniatura super piccoli. Esatto, ma non penso che sia copiato. Cioè, boh, vabbè, ormai lo fa chiunque sta roba, Steph. Vabbè, chi l'ha inventato? Fai vedere quelli che si possono trovare, allora, perché sono davvero fantastici. Subito. Guarda che carini che sono, allora, sono in pratica giocattoli più famosi e li puoi trovare in miniatura. Metal Machine, abbiamo LOL Surprise, abbiamo il cubo di Rubik, abbiamo SpongeBob, abbiamo, sembrano Hot Wheels, abbiamo Slime. Da quest'altra parte, guarda, è pieno. Esatto. È pieno zeppo, vi dico già. Io devo assolutamente trovare SpongeBob. È bellissimo. E anche questo col Monster Truck, cioè, ne dobbiamo parlare. Cioè, lo voglio. Ditemi che non sono la cosa più carina del mondo. Sono molto, molto, molto carini. No, ma c'è Dora l'esploratrice? Sì. No, io la butto, se la trovo. Ok, va bene. No, siamo d'accordo tutti. Allora, per adesso. No, c'è dello scotch. Fare lo scotch prima del video. Fare lo sai. Lo sai come sono fatto. Che sì, non ma so. Ma tu sei più particolarmente nulla. Stupido. Ma tu mi conosci. Quindi, prima mi togli tutto a prova di bambino. Guarda, guarda, questo è tutto minutaggio. Tu li stai facendo attendere, Fer. No, ci sono i tagli. No, ci sono i tagli. Aspetta, è esageratamente grosso sto scotch. Aspetta. Io tanto le forbici ce le ho sempre da qualche parte qua. Ecco fatto. Ma avevo appena preso. No, posso. Okay. Tanto basta aprire. Ma stiamo seri? Ma ragazzi, cioè, l'hanno sigillato. Aspetta, ma io non ho mai avviato la registrazione. No, sei un cretino, non li hai fatti vedere. Non li hai fatti vedere. Mancava qualcosa comunque. Allora, aspettate. Per come faccio a comandare? Aiuto! Capisci cos'è il problema? Sì, tanto sarà tagliato tutto e rifarei le riprese. No, fa più ridere. Devono sapere che sono deficiente. Certo che fa ridere, stanno tutti ridendo questo. Ce l'hai fatta almeno? Ho spaccato un dito, credo, sì, ce l'ho fatta. Ok, ce l'ho. Allora. No, basta Bixby! Ce l'abbiamo, però aspetta. Rifacciamo. Guardate tutte le cose incredibili che si possono trovare. Magari in quel momento il signor editor metterà in realtà in sovraimpressione, così non sembra deficiente. Esatto, capito? Esatto. Quindi probabilmente siamo salvi. Comunque sono veramente incredibili. Allora, ci siamo? Mm-hmm. Io non riesco a aprire, lo sapete, vero? Comunque è molto piccolina, ma è molto carina perché la tieni così, la tiri in faccia a un bambino e lo... No. Allora, la cosa carina è che dovrebbero avere, mi pare, 5 sorprese. Quindi possiamo trovare 5 giocattoli. Unboxing New Mini Toys, 5 sorprese. Però sono dello stesso giocattolo? No. Tutti giocattoli diversi. Figo. E per quello sono una figata. Esatto, per quello. No, li apro tutti. Pere, sono l'apritore. Pere, il mio ruolo, sono pagato dall'azienda per aprire i giocattoli. Non sai che queste cose sono state create per le persone come me. Balla. Lo mettiamo. Aspetta, inizio a levare lo scotch. Questa è una buona idea. Dai. Allora, andiamo da qua. Steph, sì. c'è la linguetta, so, che puoi tirare. Ecco, perché stai tirando dall'altra parte? La linguetta è al centro. Ok. Tira quello. No, Steph, non si fa così. Ce la facciamo. Non si fa. Dammi le forbici, per favore. Tieni. Sono un po' grandi per aprire queste cose, ma ce la gestiamo. Allora, sai che ho bisogno di te, vero? No, mi hai detto che non devo toccare nulla. Io non tocco nulla. Ok. Perché mettete tutto questo scotch? Lo so, è per tenere i bambini fermi ad aprire i giocattoli, così il genitore nel mentre si può ubriacarmi di socio. Non piangete per me, sono già morto. Allora, ok. Vedi che sono una figata, tu li stavi sottovalutando. Tu fai così. Vedete, togliete si questo. Si apre a spicchi. Si apre a spicchi come un'arancia o un mandarino, scegliete voi. E adesso ce l'abbiamo qua. Ora noi praticamente andiamo a toglierli così, uno ad uno. No, vabbè. C'è una bustina. Ah no, forse trovi gli accessori, non sono 5 diversi. Allora, qua abbiamo... Però è carino, ti danno anche le bustine, come quando vai a comprare un giocattolo davvero. Cioè, è troppo bello. Vedete, questa abbiamo la bustina e voi potete mettervi il giocattolo. Tieni le bustine, Fere, che tanto ti piacciono. Sì, le prepariamo per poi mettere i giocattoli dentro. Allora. Aspetta, perché qua non vedo gli spicchi. Ah, eccolo. Per favore. Quindi, ne apriamo un altro. Ok, abbiamo trovato qualcosa. Il giocattolo. No, ma che cos'è? È una micro bambolina. Ma è troppo carina. La vedete? Devi metterla nella bustina, Steph. Allora, quindi noi praticamente facciamo così. Esatto. Tenga, ha comprato il suo giocattolo. Arrivederci. Tenga. Ciao. Grazie. Vediamo. Quindi, se tutto tema dello stesso giocattolo, ora saranno tutte bambole. Altrimenti credo, possiamo trovare vari giocattoli. E poi vedi queste, magari da noi non ci sono, però sono marche di giocattoli che puoi trovare davvero. Cos'hai trovato? No!
No, no, ma che roba, ragazzi. Sono meglio di quanto mi aspettassi. Questo è fantastico. È troppo carino. No. È stupendo. Ma esiste anche grande sta roba, quindi? Sì, perché vedi, dice sostrecci, quindi in realtà è uno slime questo che apri. No. Che carino. Carino. È troppo molto, carino. Molto, molto, molto carino. Andiamo sul quarto. Comunque vedi che sono però tutti sono giocati, tutti diversi. Giocattoli diversi. Allora, questo è tipo il vaso di Dora l'esploratrice. Quindi questo lo buttiamo e lo bruciamo. No, però dai. Io non sopporto Dora l'esploratrice. Dimmi un attimo, esatto, voglio capire. No, no. Ragazzi, ma è la cosa più bella che io abbia mai visto. No! Ma questa è la collezione completa. Ma li segniamo, aspetta, hai una penna. Ma tu sei pa... Fere, sei impazzita. Aspettate. No, aspetta, ma sono davvero tanti. Sono davvero tanti. Io dovevo comprare di più, ragazzi. Vieni, vieni. Non bastano per completare la collezione. Poi andiamo su questo. Apriamo. Perché praticamente ci sono le serie di tutti i giocattoli, ragazzi. Non sono solo quelli che abbiamo. No, Steph, questo mi devi trovare. Steph, la scimmietta, quelle che si mettono nelle dita, falle vedere. Queste. Questo che no. Belline. Cos'è questo? Cosa che sia? Un cerchio di ricante. Ah, no, è Lula Hop. No, è Lula Hop. Lo vedi che c'è in miniatura, si vede? Questo. Se fai vedere. È scamerino, Questo fallo vedere, che io non riesco a capire come l'inquadratura. C'è la bambina che usa l'Hula Hoop. Questo è un po' scamerino. Questo è abbastanza scamerino, ragazzi, cioè, va. Qua dovevano risparmiare 5 centesimi. Ce la puoi usare col dito. Allora, andiamo ad aprire tutto qua. Tu pensa, quelli che fanno i canali dove aprono solo i giocattoli. Beh, io okay. Vorrei, beati. No, 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 ma io tu pensa. Io voglio fare uno di quei canali dove mi metto. Tu pensa se lo faccio io. Però sai qual è il problema? Se non sono in grado di aprire un giocattolo. No, sai qual è il problema? Che quelle persone poi si fanno tutte le mani curate, le unghie belle. Io sono terribile in queste cose. Praticamente ho sempre le unghie con tutte le pellicine, le mani sempre rovinate. E quindi poi non sarei un bel canale per questa cosa. Non sarei un bel canale. Però mi piacerebbe un sacco. Comprerei un botto di fesserie tutte da aprire. Io mi divertirei tantissimo. Vuoi vedere una magia? Vai. Allora, tu praticamente apri questo. Okay. E vedete che si apre lo spicchio? Sì. Ok, guarda. Tu fai così. Potevi farlo un po' più scenografico. Hai visto? Sì, è incredibile, Li trovate in edicola, ancora più belli di questo prodotto, diciamolo. Ma possiamo contare. Sono incredibili, sono i nostri reversible plushies. Ho la scatola qua. Guardate. Sì, 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 vede. E non solo avete Fere e Regina. Gira e Regina. Ma anche Fere. Collezione completa qua, super mega bellissimi. Sono quindi, in edicola, andate a comprarli. Due peluche in uno. Sono stupendissimi. Bellissimi. Li ho messi qua dietro, poi in realtà li voglio mettere da qualche parte in una di queste, però ci devo pensare con calma. Allora, vediamo cosa ci capita. Abbiamo... Anche questa è un po' scamerina. Puoi vedere? Diciamo. Poi almeno la confezione qua è carina. Mentre in quel cerchio era brutta anche la confezione. Sì, perché effettivamente non è un giochino che possiamo usare. Quindi preferisco almeno quando ci mettevano questo. Oh, questa è roba seria. E che? No, Fere, da montare. Dai, ci penso io. Sicura? Sì, perché Fere, ma sono tantissimi. No, allora... ma sono in... no, è lo scaffale che... dell'IKEA. Guarda. Ah, ma no, è lo scaffale per mettere... No, ragazzi, sto male. È lo scaffale per mettere i giocattoli in miniatura. Vedete, lo scaffale dell'IKEA. Ma cosa lo faccio? Allora, io non ne voglio sapere nulla. Tieni l'ultimo pezzo. Ci sono i cartellini. Vai, vai, divertiti. No, non lo faccio ora. Ah, ok, meno male. Lungo. Però lasciami le istruzioni che poi lo facciamo. Dove? Ah, scusa. Vabbè, ma questo tecnicamente non è troppo complicato. Sì, sì, se lo cioè, faccio è io. È lungo da fare ora, ma... No! Che figo! Qua c'è di nuovo ovviamente tutta la collezione. Il mio dubbio è, ma tu lo puoi aprire? C'è qualcosa? O è solo... Perché non lo voglio rovinare, però ho il dubbio. Perché allora... ogni tanto mi viene quando lo guardo. Secondo me è vuoto. No. Opla. Si può sbirciare senza romperlo. Che carino. Non lo so. Questo è molto carino. Secondo me qui c'è, lo sai. Sì. Perché si sente qualcosa. Guarda che bellino questo. No, che carino. Guarda. Lo proviamo, dai, uno, a vedere se c'è qualcosa dentro. Proprio quello. L'ho trovato. Super Monster Truck. No, bellissimo. Oh, questo lo volevo assolutamente. Ma che tamarro. Bello, Bello. Allora, vediamo se troviamo dei doppioni, dai. Allora, così magari ce l'attentiamo. Mentre apriamo anche questi, chiacchieriamo, dato che non abbiamo altro da fare mentre io ci metto. Ma voi che te ne inizia ad aprire? Sì, ora puoi iniziare ad aprire. Ecco, sì, okay. Dai. Qualche giorno fa siamo andati a... Secondo te si dice Parco Sigurtà o Sigurtà? Secondo me Sigurtà perché ha l'accento sulla... Dici Sigurtà? Sì. Ok, comunque che è tipo uno dei parchi più belli che ci sono in Italia.
è tipo stupendissima. No, in pratica è successo questo: ti è venuta a trovarci tua madre per Pasqua. Esatto. E abbiamo detto, dove andiamo? Perché ci serve un posto dove andare, visto che ci dovevamo vedere tutti quanti assieme, no? Però non siamo andati il giorno di Pasqua perché ci sarebbe stata la fine del mondo. Esatto, no, siamo andati qualche giorno prima di Pasqua. Abbiamo detto, andiamo a vedere il parco. Abbiamo cercato un pochettino su internet e questo dicevano che è uno dei parchi più belli d'Italia, ma anche d'Europa. Ho detto, andiamo lì, ci facciamo un bel viaggio in auto e andiamo al parco. E confermo. Ed è bellissimo, ragazzi. Si paga l'ingresso, ma secondo me ne vale la pena perché è tenuto strabene. E sembra di essere in un altro mondo. Era bellissimo, no, è gigante. Stupendo. Quindi, tipo, per girarlo abbiamo fatto tipo 3-4 orette di camminata. Avremmo fatto 10 chilometri. Perché poi devi fare tutto un giro, abbiamo visitato tutto. Esatto. Veramente bellissimo, io volevo vivere lì. Anche io ho detto, mettetemi una casa qui. C'erano anche le caprette e lì si poteva dare da mangiare col fieno. Solo che poi sono arrivati un sacco di bambini e mi hanno rubato il posto, quindi io ero un po' triggerata, però ho fatto finta di nulla perché mi sono dovuta comportare da adulta. C'è anche un labirinto. Però chiaramente la capretta di preferiva a me, non gli altri bambini, preferiva a me, era ovvio questo, cioè gli ero letto negli occhi. A un certo punto poi praticamente c'è anche una sorta di zona con un labirinto fighissimo fatto di foglie. E stavamo per entrare, abbiamo sentito ordate di bambini, penso anche che qualche bambino ci ha riconosciuto e siamo scappati, corsi via. E siamo andati in una grotta che tra l'altro non era una grotta. Era piccolissima, esatto. Quando abbiamo fatto 2000 scalini per una grotta che non era una grotta, però figo, era veramente bellissimo. Avrei voluto fare anche il labirinto, ma ragazzi era pieno di bambini, ma anche di persone, perché c'era proprio la guida che ti portava a fare il labirinto. Ho detto vabbè dai, lasciamo stare. No, ma poi rischiavamo una sorta di evento improvvisato di quel momento, non era una buona idea. Infatti. Ah, questo è il personaggio di Avatar. È presente il film? No. No. È il tipo che comanda gli elementi, terra, vento, così. Ah, figo però. È figo, non è male. È un'altra che hai trovato che non me l'hai fatto vedere, che è una katana di Ninja Turtles, delle tartarughe ninja. Bello, io guardavo le tartarughe. È di Leonardo. Io adoravo le tartarughe. Io le adoravo, le tartarughe ninja. Un po' molto antipatiche. No, mi facevano un sacco. A me le cose stupidotte non mi sono mai piaciute. Fede, questo è per te. No. Tieni. Ma che, no, ma come fanno a farli così carini? È fissata. Ma io me ne devo comprare altri 20. Me ne devo comprare. Che poi immancabilmente questi video non fanno views. Cioè, io allora, non funziona. Non credo proprio. Ah, che questa è la cantante, quella ragazza. È una ragazza americana, penso. Jojo, la cantante. Che cavolo. Sicuramente l'hai anche vista, strafamosa in America, Steph. Ovviamente fa musica pop per ragazzi giovani come Beh, lei. Si vede. E quindi è sul microfono. Ma funziona. Can I get a few words? Però è troppo carino. E dicevo che questi video immancabilmente non fanno molte views perché nessuno gli frega niente, così mi metterò. Ma io continuo imperterrita. Non mi interessa. No, non fatevi contagiare dalla passione per gli oggetti in miniatura. Tieni anche questo. Io sgopo questo. E questo è sempre Giorgio. Hanno fatto quindi anche la sua linea di giocattoli. Non lo sapevo. Sì, ma è pieno di linee, è incredibile. Allora, questi li abbiamo finiti, ce ne mancano solo due. Per il robottino! No, vedi, queste sono le cose fighe. Io ce l'avevo questo. Il primo robottino, quello che si muoveva. No, certo che ce l'ho presente, Stefano. Era un botto in tutti i sensi. Cioè, tu lo facevi camminare, camminava così e crollava e moriva. Io, guarda, l'unica cosa... Per acchiappare un oggetto ci mettevi 6 minuti. Cioè, se tu volevi farli acchiappare questa pallina... Alla fine erano un po' 6 minuti e gli cadeva pure, cioè... Ma dopo due giorni lo prendevi, lo lanciavi e lo spaccavi in terra. E quindi alla fine non ne valeva tanto la pena. No! Io sai cosa sono riuscita a farmi regalare. Perché ragazzi, io non riuscivo a farmi regalare una ceppa. No, bellissimo! Io non so chi sia. I Rugrats, giusto? Sì, chi sono? Allora, aspetta. Sì, i Rugrats. C'era il cartone, io li guardavo da bambina. Non li guardava nessuno, li guardavo solo Buon io. Ho notato. Bellissimi. Lui lo adoravo. Okay. Lui lo adoravo. Okay, non questo. Mi ricordo i nomi, ragazzi, ero troppo piccola. Perché se poi erano quei cartoni vecchissimi che ritrasmettevano all'infinito, penso che lo ritrasmettano tutt'oggi. Quindi non me li ricordo più. Prima doppione. Ero piccola, ma li adoravo. Prima doppione. Ed è pure brutto come doppione. Esatto, volevo uno di quelli da aprire. Allora. E comunque, volevo dire che mi ha interrotto. L'unica cosa un po' più costosa che ero riuscita a farmi regalare, perché l'avevamo chiesta io e mio fratello insieme, avevamo rinunciato, capito, al regalo separato di Natale per chiederne uno unico, il Furby. Il Furby però era una figata, l'hai avuto? Sì. Era davvero intelligente. Cioè, lui non era un bot, ragazzi. Poi mi si era rotto, io ce l'ho rimasta malissimo, ma... Bene, è il richiamo all'astro video. No, vabbè. Che figa! Bellissimo! Vedi, questi sono bellini. È stupenda!
Alcuni un po' meno, ma questi sono davvero. Sì, sì, alcuni sono veramente carini. Ci ha messo veramente tanto tempo. Non sapeva. Apriamo questo. Giriamo. Comunque, sì, se hanno fatto la linea di giocatori, vuol dire che li trasmettono anche oggi. Cioè, li trasmettono all'infinito e oltre. È quella la figata dei cartoni. Sì, sì, sì. Quindi, probabilmente li conoscete anche voi. Altra cosa da montare. Attenzione, attenzione. È qui. Praticamente, questo è il carrellino per fare la spesa. Stai impazzendo? Sei un imbecille. Troppo. Ti rendi conto che sei adulta? Tu puoi usare un carrellino. Ecco, no, non c'è niente di divertente. E anzi, tu puoi fare che li metti prima nello scaffale. Wow. Li vai a prendere col carrellino ed esci con le bustine. Beh, allora è top, per forza, Cioè, mi viene da piangere quasi. Abbiamo questa cosa, è talmente. Ma c'è altra plastica gigante ancora. E complicata. Ecco, questa volta possiamo scoprire per la scienza se sono davvero con un giocattolo dentro. No, cioè, non c'è nulla. Ma mettono questo per scammarti, per far rumore? Non c'è nulla, sì, probabilmente sì. Quindi abbiamo scoperto che in alcuni c'è solo il packaging. Beh, però era una scammata, questo è bruttissimo, che mi dà una scatolina. Ti hanno venduto una scatolina. Che letteralmente una scatolina. Lo posso comprare? No. Cioè, sto coso vero però. No. Come no? Sì, doppione. Cioè, sono tantissimi pure i doppioni. Doppione. Io questo per sbaglio l'ho smontato in modo troppo esagerato e mi stanno cadendo. Ciao amore! Allora Camilla, non è il momento. Vieni Camillina, vieni amore. Allora, questo non è doppione, credo. Ma anche questa sarà solo la scatolina. Esatto, però è simile all'altro. I pastelli. Ok, grazie. L'ultima? Sì, l'ultima. Ok. Allora, è un la mia scrivania. Io basta. E facciamo la tua scrivania a sti video. Sì, va bene. E poi ciao. Ti sistemi tutto sì, sulla Camille, sola. Sì, Camille, vieni amore. Oh no. Vabbè. Sta andando molto male. Ok, questa è un'altra. Bello. Ok, lo Monster SpongeBob Track doppio. Non lo troviamo, mannaggia. Sembra proprio di no. Guardate, carini. Ok, ne mancano tre. Carino. Prendi da la fratrice. Un po', un po' meno. Ha meno valore. Esatto. No. No, questo lo volevo trovare. Questo lo volevo trovare. Calmati, che no. Non c'è bisogno. Ma Steph, è spettacchiotto con i capellettini? No, non infangare il suo nome. Si chiama Boppy. Appunto. The Booty Shaking Llama, Steph. Booty Shaking. Quindi quando tu compri quello reale, sculette. Perché non hanno fatto questi giocattoli quando ero bambina? Perché non li avessi comprati? Non li avrebbero comprati, però almeno sapevo che potevo averli. Cioè, almeno la speranza. Questa è una pistola spara slime. Però la cosa slime. Bella è essere adulti e poter sperperare i soldi come ti pare e comprarteli lo stesso. Che bellino questo. No, ma cioè, c'è proprio lui che sculetta nella confezione, lo voglio vero questo. Abbiamo terminato? Finito, stavo controllando. Camille. Camille, amore. Ciao. È qui di fronte alla fotocamera. La potete vedere perché sta proprio dietro la fotocamera. Inizio. Opla. Opla là. Stoppato. Ci fermiamo così. Spero che vi sia piaciuto questo video in miniatura. Di sicuro è piaciuto a fare come avete moltissimo, potuto vedere. Abbiamo la katana di Ninja Turtles per combattere i nostri nemici. E niente. Sputacchiotto che fa il booty shaking. Andate in edicola a comprare il reversible. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao.